Per cercare di capire di più da questa crisi di governo con le dimissioni di Conte, abbiamo chiesto ad Angelo Sanza, il vicepresidente di Centro Democratico, un po' quali sono le prospettive che ci aspettano al di fuori delle classiche consultazioni presidenziali. Grazie mille, vicepresidente, di averci raggiunto. Io auspico vivamente che con queste dimissioni di Conte si faccia chiarezza alla luce della grave situazione in cui versa il paese, una grave situazione sanitaria prima ed economica di conseguenza. Questa crisi non ci voleva, diciamolo con molta franchezza, ma le vicende politiche tra le forze che sostenevano il governo Conte bis si erano così malevolmente incrociate e intrecciate che andava fatta chiarezza, fatto il punto della situazione. È come quando nella Prima Repubblica il Presidente del Consiglio rinviava di settimana in settimana i faldoni più pericolosi che si affastellavano sulla sua scrivania e poi non riusciva più a venirne a capo, non c'era più il bandolo della matassa. Ecco, più o meno la situazione per Conte si era così attorcigliata che era necessario azzerare il tutto per una ripartenza che potesse portare alla fine della legislatura. Io sono molto fiducioso, sono innanzitutto fiducioso delle capacità del Capo dello Stato e sono convinto che i partiti, della vecchia maggioranza, possibilmente allargata ad altre realtà popolari, moderati, consapevoli del rischio che corre il Paese, possa ricomporre un'unità efficace e dar vita a un governo, chiamiamolo Conte Terra. Ma le dimissioni del Presidente del Consiglio sono una vittoria di Matteo Renzi, oppure il modo in cui il Presidente del Consiglio può addirittura slegarsi dalla sua diciamo, supposta appartenenza diciamo, sul supposto legame con il Movimento 5 Stelle? Ecco, è un modo che il Presidente del Consiglio, che Giuseppe Conte, ha per ristabilire una propria leadership? È correttissima la sua domanda, ci stanno entrambe le ipotesi, perché Renzi può cantare vittoria avendo portato Conte alle dimissioni, però per le cose che le dicevo prima, cioè per fare chiarezza, è probabile che cogliere queste dimissioni per costruire un governo più solido e di fine legislatura il tutto possa giovare nell'interesse del paese. Le dimissioni di Conte sono una vittoria di Renzi e quindi delle forze che hanno fatto cadere l'esecutivo, oppure è il modo in cui il Presidente del Consiglio si slega le mani e cerca di legittimare la propria leadership sulla maggioranza o anche nel Parlamento? Ci sono entrambe le ipotesi. Ad essere serie, seri e stare con i piedi per terra, perché Renzi deve capire che gli interessi del paese sono superiori a quelli che possono essere gli interessi più stretti della sua componente. E nello stesso tempo il presidente Conte deve anche capire che più è larga la maggioranza con o senza Renzi, ma se fosse più larga e con un Renzi più responsabile, sarebbe utile per il prosieguo della legislatura. E in questo caso cosa ci aspetta? Oggi si leggeva da più parti, ma in realtà è da un po' che si staglia questa prospettiva di un ritorno di una forza veramente centrista, capace di raccogliere un po' da Cambiamo, un po' da Forza Italia, un po' anche dallo stesso Partito Democratico,
un po' da quelle altre forze un po' miste anche dall'Unione di Centro e in questo caso anche da Centro Democratico. Ecco, qual è la prospettiva di questa nuova forza di centro e in che modo può essere vitale per una buona proposizione di un Conte Terra? Io credo che la maggioranza, se possa essere riequilibrata al centro, sarebbe estremamente positivo, non solo per la programmazione in essere, ma anche per diventare più credibile verso quell'Europa che deve fornire i mezzi necessari per risolvere i problemi che sono sul tappeto qui nel nostro paese. Una sorta di maggioranza, come la chiamano, alla Ursula, è una maggioranza che darebbe più credibilità all'Italia nel momento in cui devono partire i programmi del Recover Fund. Le forze di centro in Europa diventano forze credibili e favoriscono un migliore interscambio politico, culturale e programmatico con l'Europa. Di recente in Centro Democratico avete accolto Renata Polverini. Sono previsti ulteriori ingressi? Perché ci sono alcuni transfughi, per esempio penso da Forza Italia. Ma noi non rincorriamo nessuno, onestamente, perché da tempo Centro Democratico conduce con la leadership di Tabacci una battaglia di testimonianza, prestando più alla coerenza sui programmi e non già alla raccolta numerica di parlamentari in cerca di qualche spazio per avere una propria prospettiva elettorale. Noi anteponiamo il programma, il nostro programma, speriamo che possa avere spazio nel programma del governo, ci guida questa estrema coerenza che Tabacci testimonia da moltissimi anni nelle istituzioni per soddisfare ad una nostra progettualità per il futuro. Facendo un gioco di percentuali, qual è la probabilità di un Conte Terra al termine di queste consultazioni? Io ritengo 70-80%. 80%, invece l'altro 20% come lo separiamo, come lo dividiamo? Io credo che se non si fa il Conte Terra è molto probabile che si vada su un piano inclinato verso le elezioni anticipate. Ma non è stato un po', non solo parlo della mossa di Renzi, ma anche questa un'eventuale elezione anticipata, un po' come la vecchia sorella del marito dispettoso che si taglia gli attributi per far dispetto alla moglie? È corretta questa sua riflessione, ma questi sono gli uomini con cui dobbiamo cucinare il progetto politico. Come si dice, il pranzo lo si fa con gli ingredienti di cui si dispone. Vorremmo avere leaders e programmi più coerenti e più all'altezza della storia del nostro paese, ma quando è questo lo scenario sul quale ci dobbiamo ripiegare, anche persone avanti con l'età come la mia, che non ha nulla da chiedere né da pretendere, ma lo fa con uno spirito assolutamente di generosità e di volontariato, si rende conto che bisogna oggi offrire, dare piuttosto che pretendere. Ammettendo invece che si realizzi il 20% da lei pronosticato precedentemente, ci sarà un partito di Conte? E se sì, cosa potrebbe ottenere da queste elezioni e in che modo il Centro Democratico potrebbe appoggiarlo? Ma questo dipende molto da Conte, perché nel momento in cui questa sua esperienza istituzionale dovesse venir meno, dovrà decidere se tornare ai suoi libri, alle sue professioni o continuare a far politica. Noi insisteremo nel nostro programma perché noi siamo nati
per offrire il nostro impegno alla politica e andremo avanti con o senza Conte. L'inizio di questa crisi, in che modo può, diciamo, creare problemi al recovery plan? Perché adesso il recovery plan è stato presentato in Commissione europea, però in realtà i vari progetti devono ancora essere presentati all'interno del recovery plan. In che modo può essere di ostacolo questa crisi? Ha messo il dito sulla piaga. Noi speravamo che la crisi potesse essere evitata anche con un rimpasto serio e breve, proprio per non perdere altro tempo dovendo affrontare i problemi connessi con il recovery fund. Ma non tutti l'hanno pensato in questo modo, qualcuno ha ritenuto che fosse più opportuno la sua ambizione di presenza nel gioco del potere sulle spalle del paese, e ne abbiamo dovuto prendere atto. È un po', come posso dire, paradossale che ormai siamo alla terza repubblica, la seconda già è finita da un bel pezzo. È paradossale che in piena terza repubblica dobbiamo ancora far riferimento a personaggi della prima, come appunto Clemente Mastella, che è stato una sorta di Deus ex machina, addirittura la famosa telefonata con Calenda, e anche eventualmente a Tabacci per riuscire a risolvere i problemi di oggi. È possibile che ancora dobbiamo, che la classe politica attuale abbia ancora bisogno dei minimi tutelari e dei padri fondatori? Questo è la lettura di una politica fortemente modificata nel corso della Seconda Repubblica Italiana. Questi 20 anni che sono alle nostre spalle non hanno prodotto né una classe dirigente né un sistema istituzionale all'altezza con l'Europa. E ricorrere a quelli che hanno maturato l'esperienza politica durante la Prima Repubblica è la dimostrazione di come la Seconda Repubblica non ha prodotto delle forti leadership incapace di gestire con autorevolezza la rappresentanza del Paese, come avviene in molte altre democrazie occidentali. Il fatto che si ricorre a degli amici che lei ha citato vuol dire che le persone che hanno assunto responsabilità negli ultimi tempi sono stati, non tutti, ecco, per la verità, vedo anche molti ministri e parlamentari che si sono adeguati al ruolo e lo svolgono anche molto bene, quindi sarebbe un errore generalizzare. Poi c'è qualcuno che può fare sempre il padre della storia ed essere un punto di riferimento. L'importante è stabilire con quale spirito si approccia la propria presenza all'interno delle istituzioni. Non voglio parlare di altri, parlo di me stesso. Io sono contento per i tanti anni di militanza in politica, nelle istituzioni, Parlamento, Governo, e sono anche contento di poter dare qualche consiglio a coloro che chiedono, con le responsabilità che hanno, di poter far meglio il proprio lavoro.